noi dobbiamo rimettere al centro della discussione proprio il lavoro del turismo, perché parliamo, e sono dati dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, del 70% di lavoro irregolare, del 40% di lavoro precario, 60% di lavoro parziale e 80% di lavoro sottoinquadrato. Forte e chiaro il messaggio del segretario generale della Filcams CGIL di Pescara, Davide Urbano. Quest'anno il sindacato ha deciso di portare sulle spiagge di Pescara e Montesilvano la campagna nazionale di informazione e comunicazione denominata Mettiamo il turismo sottosopra, proprio per migliorare la situazione di centinaia di addetti del settore che operano sul territorio. Un modo per garantire diritti e tutele, ma anche per approdare ad una nuova normalità. Una campagna iniziata oggi dalla spiaggia di Montesilvano per poi proseguire a Pescara, in totale 6 tappe in 3 giorni. Noi ogni fine stagione riceviamo lavoratori che non vengono retribuiti o retribuiti in modo scorretto. È deprimente, davvero è deprimente ricevere lavoratori di 16, 17, 18 anni che escono da questo comparto, che vengono da noi e nel parlarci acquisiscono la convinzione che tutto il mondo del lavoro sia questo. Dobbiamo sfondare questo muro e lo dobbiamo fare con un cambio culturale e informando i lavoratori stessi e sensibilizzando datori di lavoro, istituzioni e organi di controllo. Uno di questi diritti che magari è poco conosciuto è quello da parte del lavoratore stagionale del cosiddetto diritto di precedenza. In poche parole, che cos'è? Il diritto di precedenza sussiste nel poter richiedere entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro stagionale un diritto appunto di precedenza sull'anno successivo, che ha una validità di 1 anno, ovvero io entro 3 mesi faccio richiesta al mio datore di lavoro di diritto di precedenza, il datore di lavoro è obbligato nella stagione successiva a dover chiedere prima a me se ho necessità di essere occupato e quindi di essere assunto. Se questo non avviene? Se questo non avviene si può agire legalmente, noi l'abbiamo già fatto con i nostri uffici vertenze, e agendo legalmente si va a reintegrare per la stagione turistica. Qualora invece il giudizio dovesse avvenire successivamente alla stagione turistica, comunque il giudice potrebbe emettere una sentenza per cui il datore di lavoro, anche se non ha dato prestazione lavorativa, deve comunque erogare gli stipendi per tutta la stagione.